sole di stagione di una giovanatrice, giovane, molto giovane, Francesca Innocenzi, che oggi si è giovane tutti, che è qui accanto a me. Lei si è già cimentata con la poesia e ha anche curato una raccolta, una collana, anzi, o il fine del progetto di cultura, con una collana di poesia. Allora, nel libro che presentiamo questa sera sono trattati con molta acutezza e sensibilità che sono propri di questa giovane donna i diversi aspetti dell'animo umano, le sfaccettature dei rapporti interpersonali, sia quelli positivi, dall'amicizia ovviamente all'amore, e sia quelli negativi, che sicuramente nella vita ci sono anche quelli, anche se cerchiamo di dimenticarli, di bypassarli. Il tradimento, estremamente anche dalla parte della donna, perché normalmente nei grandi romanzi, anche nelle tragedie, cioè di solito il tradimento è sempre quello dell'uomo normalmente, e l'aggressività verbale e fisica nei confronti di tutti gli altri esseri umani, cosa che oggi come oggi sfortunatamente sta diventando quasi un cliché, cioè il colloquiare con l'altro diventa molto spesso un laterare, insultare, non soltanto quando ci sono problemi tipo la macchina, no? Magari ci sta un parcheggio, una cosa. Ma lì si ammazzano proprio. Addirittura non ci volevo arrivare in questo tipo. Però, per fortuna, la vita è fatta di momenti anche positivi e quindi quelli negativi li dobbiamo accantonare. E lei ha una grandissima capacità, che forse le deriva proprio dal fatto che è una di poesia, che riesce a disegnare molto bene, a tratteggiare l'animo umano. Quindi quando si legge il personaggio ti sembra quasi di vederlo nel momento in cui è adirato, nel momento in cui è allegro, nel momento in cui è estasiato magari da un incontro o da un affetto, e quindi ti crea uno stato d'animo per cui o sei partecipe appunto nei confronti delle vicende o del personaggio, ovvero provi una certa avversione, cioè ci sono dei personaggi che ti stanno a un certo punto loro sicuramente antipatici, non li potete vedere. Come dicevo prima, il tema centrale è l'adulterio e appunto quello femminile. E è disegnato molto bene, stranamente per una coincidenza, io ci credo moltissimo nelle coincidenze, io pur un laboratorio di scrittura, in un anno abbiamo proprio fatto una antologia sulle coincidenze, e pochi giorni prima che mi arrivasse il libro suo ho letto di Coelho Adulterio, si chiama così, quindi, ed è sempre anche quello l'adulterio allo sfondo femminile, chiamiamolo, ci ho ritrovato moltissimi similitudini, eccetera. Ecco, io ti volevo chiedere se conoscevi già questo romanzo, magari se ti sei ispirato, oppure se ti sei ispirata a fatti realmente accaduti, oppure ti sei inventata questa storia. Non conosco il romanzo di Coelho, e non mi sono ispirata a una lettura ben precisa o a fatti di vita realmente accaduti, o perlomeno se così è stato soltanto in minima parte. Direi che è una storia non vera ma verosimile. Potrebbe essere la storia, una storia vissuta da qualcuno in parte o anche interamente, come la storia di tanti. Ci sono degli aspetti dei rapporti di coppia e delle relazioni che io ho assemblato, no? come fosse un po', bravissima, come dei tasselli che formano un mosaico. E così la storia, l'intreccio, pian piano ha preso corpo.